questa bellissima signora, una certa Giovanna, che si va a confessare dal proprio sacerdote. Allora gli dice: padre, lei mi deve perdonare perché ho peccato. Oddio Giovanna, che peccati hai fatto? Ma io te conosco, sei una brava donna. Che peccati può aver commesso una brava donna come te? Padre, in realtà l'ho commessi più di uno. In realtà ne ho commessi tre, uno peggio dell'altro. Ah, va bene, dai. Allora inizia a dirmi il primo almeno. Ho capito padre, però è brutto, glielo dico subito. Ma dai, su, dimmi di che peccato si tratta. Vedrai che verrai perdonata immediatamente da nostro Signore. Va bene, allora padre, praticamente che è successo? Io mi stavo a riposare l'altro giorno, ero stanca morta. Avevo lavorato tutto il giorno, a un certo punto una ciurma dei ragazzini si sono messi a giocare a pallone sotto casa mia. Mi hanno svegliato, io non ci ho visto più, sono scesa, ho preso il pallone, gli ho bucato, gli ho detto ragazzi, andate un po' a giocare da un'altra parte. Brava Giovanna, hai fatto proprio bene, guarda, certe volte questi ragazzini sono insopportabili. Raccontami pure il secondo peccato, che questo è già perdonato. Ah, grazie padre. Allora, che è successo? L'altro giorno mi sono messa a annaffiare le piante in giardino, stavo a potà un po' di piantine, mi stavo prendendo cura dei fiori. A un certo punto è passata una signora anziana e mi inizia a fare, no, qua la pianta non si taglia così, e no, quell'altra non si annaffia così, e quello non si fa così, e quell'altro non si fa così. Ah padre, io non ci ho visto più, io ho detto, senta signor, e vada a rompere le scatole a qualcun altro, va. Brava Giovanna, hai fatto proprio bene. Spesso queste persone anziane sono veramente insopportabili. Giovanna, anche questo secondo peccato ti è stato perdonato. Ah, grazie padre, meno male. Vai con il terzo peccato, Giovanna. Padre, però il terzo, io lo dico subito, è veramente brutto. Ma è proprio sicuro che lo vuole sentire. Ma sì, Giovanna, dai, dimmi, non ti preoccupare. Niente, praticamente padre, l'altro giorno sono andata nell'altro quartiere, mi sono avvicinata alla parrocchia e praticamente che ho fatto? Ho detto quasi quasi me vado a confessare, cioè avevo bisogno di confessarmi pure in quell'occasione. Allora sono entrata dentro sta parrocchia, ho conosciuto il sacerdote, il quale mi ha portato nella sua stanzetta e niente, praticamente abbiamo iniziato a guardarsi, a ride, a scherzare. Insomma, alla fine, padre, come io lo devo dire, ho peccato. E no, Giovanna, e no, Giovanna, così non mi sta bene. Quando hai questi raptus, ti devi ricordare che la parrocchia tua è questa. Sto padre di famiglia va dal dottore e gli dice: senta dottore, io ho un problema. Che problema c'ha signor Mario? Che problema c'ho? Praticamente io e mia moglie siamo arrivati a 12 figli. Io devo cercare un attimino di darmi una regolata in qualche maniera, perché non si può andare avanti così. È una bellissima cosa la paternità, ma insomma quando sono troppi inizia a essere proprio un bel impegno. A mappa 12 figli c'ha signor Mario, ma come mai? Come mai? Io devo dire dottore, evidentemente sarà la forza che è in me, no? Quello che mi è stato dato da madre natura. Ho capito signor Mario, però visto che mi sta dicendo che la cosa è un po' impegnativa, forse dovremmo intervenire in qualche maniera. Ah, sì, forse dottor sarebbe il caso di intervenire, ma perché lei c'ha qualche pasticca, c'ha qualche cura per risolvere questo problema? Beh, guardi, innanzitutto signor Mario, si lasci un attimo visitare. Certo dottore, insomma, il dottore visita il signor Mario e alla fine gli dice: beh, guardi signor Mario, io credo che l'unica soluzione per limitare questa cosa sia uno dei due gioielli di famiglia. Ma come dottore, ma che stiamo a scherzare? Ma che me vuole uno dei gioielli di famiglia? Ma non è pericoloso? Ma no, non ti preoccupare Mario, è un modo per limitare un attimino le nascite. Ah, vabbè dottore, quindi che dovremmo fare? Venga domani mattina che procederemo comunque all'eliminazione di uno dei due gioielli. Vabbè dottore, se lei dice che potrebbe servire a qualcosa. Insomma, praticamente il signor Mario il giorno dopo va a fare sti intervento, ritorna a casa, però dopo un po' di tempo si ripresenta dal dottore e gli fa: dottore, ma lei mi ha torto un gioiello, ma io ci ho avuto di recente un altro figlio, stava a 13, ma che devo fare?
signor Mario, evidentemente non è stata sufficiente l'eliminazione di uno dei due gioielli. Credo proprio che dobbiamo eliminarli tutti e due. Ma come, dottore? Ma che stiamo scherzando? Eh sì, signor Mario, sennò qui arriva a 14, 15, 20, è un attimo. Quindi, insomma, io consiglio di togliere anche l'altro. E vabbè, dottore, ma che gli devo dire? Togliamo pure l'altro. Insomma, il giorno dopo si ripresenta in ambulatorio e il dottore gli toglie anche il secondo. Quindi Mario se ne torna a casa tutto contento, tanto a prole sta bene. Soltanto che dopo un po' di tempo si ripresenta un'altra volta da suo dottore. Allora entra in ambulatorio e gli dice: dottore, ma indovini che è successo? È successa una cosa incredibile. Mi dica, signor Mario, qui siamo arrivati a 14, ma che devo fare? Signor Mario, venga qui che tagliamo. Ma che mi vuole tagliare a fare? No, tagliamo le corna.